Per la prima volta ho incontrato Mario Borzaga, che era scolastico a San Giorgio Canavese già dal 1953, ma per me era una persona nuova, non l'avevo mai conosciuto. Però è successa subito una cosa. 2 mesi dopo io mi ammalai seriamente per un'otite, che sembrava una cosa semplice, invece è stata una malattia che è durata 2 anni. E sono stati di fatto i 2 anni che ho convissuto con Mario, che veniva a trovarmi in infermeria, veniva a trovarmi in ospedale, e si parlava della sofferenza di Gesù, si parlava di cose spirituali. Lui partì per il Laos nel 1957 assieme agli altri 5 oblati italiani e per noi, per lo scolasticato italiano, fu un evento grandissimo. Si parlava solo del Laos che non conoscevamo e tutti noi giovani sognavamo il Laos senza appunto avere praticamente nessuna nozione di questo paese, qualcuno neanche sapeva dove si trovava esattamente. 6 anni dopo la partenza di padre Mario e dei suoi compagni, arrivava il giorno della mia ordinazione sacerdotale. Nel frattempo Mario Borzaga era stato ucciso nel Laos. Io chiesi nella preghiera a Mario di darmi un segno. È vero che sono stato ammalato, che ho avuto problemi, tu venivi a trovarmi in infermeria, all'ospedale, facevamo quelle belle chiacchierate sotto il chiostro di San Giorgio Canavese, mi incoraggiavi, mi avevi persino scritto una lettera dal Laos. Noi missionari ci preoccupiamo di tante cose, ci diamo da fare, lavoriamo. Ma ricordati che quello che più importa è pregare. Nel Laos c'è un posto anche per te. Questo mi aveva scritto Mario Borzaga in quel biglietto. E allora io gli ho chiesto la grazia. Ma quale grazia? Di essere ordinato sacerdote lo stesso giorno, la stessa data. È successo che il vescovo di Ivrea disse ai superiori che la data proposta del 17 febbraio non poteva, era impegnato, era libero solo il 24 febbraio. E io vi posso dire veramente ancora oggi con emozione che mi venne colpo, perché il 24 febbraio, 6 anni prima, era stato ordinato sacerdote Mario Borzaga. Ecco la risposta che mi stava dando. Ma non è finita. Perché 3 mesi dopo, proprio in questo mese di giugno del 63, aspettavamo le obbedienze e io avevo scritto una lettera al padre generale di allora, padre de Châtelet, chiedendo il Laos. Brevemente, l'obbedienza per il Laos mi fu data nella cappella dello scolasticato di San Giorgio alle 4 del pomeriggio del 2 luglio 1963, 6 anni prima, alle 4 del pomeriggio del 2 luglio 1957, in quel posto c'era padre Mario Borzaga. Come vedi, sono due coincidenze che alla Congregazione dei Santi hanno considerato veramente due grazie. E perché parlo di questo? Perché effettivamente il mio rapporto personale con Mario, sì, l'ho vissuto nel contesto della sofferenza, si è piegato su di me come sul fratello che aveva bisogno, ecco, di un'attenzione speciale, di un conforto, di una presenza. Ed è per questo che oggi posso dire che dopo 40 anni,
dalla sua scomparsa, ho scoperto nel diario che mi cita ben 12 volte. E poi però nel 1963 si è aperta anche per me la via del Lao. E nel 2003, quindi 40 anni dopo, la richiesta da parte dei superiori che chiedevano a quel malatino del Signore, così dice Mario, quel malatino del Signore diventerà procuratore della sua causa di beatificazione. Non è tanto perché martire, ma è martire perché santo.